Giacomo, chiamato Franco, abito in Villa Piana adesso. All'epoca del periodo delle bombe abitavo alle Fornaci, lavoravo alla Fiat di Vado. Devo dire che ricordando il periodo appunto 74-75, alle bombe, a Savona, intanto rispetto ad oggi, si viveva in un ambiente diverso, migliore da un punto di vista politico, secondo me, dove c'era sì uno scontro di idee e di valori anche. Ma poi nella realtà delle cose si cercava quantomeno come partito comunista sui problemi, sull'assetto della città e quindi nel suo insieme di trovare, come dire, non dico alleanze, ma trovare assieme ad altri idee che ci permettessero di portare avanti quelli che erano i problemi. Detto questo, vorrei sottolineare un fatto anch'io, sempre riferito al periodo specifico 74-75, alle bombe, che uno dei problemi che ci assillava, in particolare quando facevamo sorveglianza, pattugliamento, eccetera, eccetera, di salvaguardare per quanto fosse stato possibile il problema alle scuole. Tenuto conto che a Savona un attentato era stato fatto proprio alle scuole, Guidobono, che adesso nessuno si ricorda da nemmeno più. Noi avevamo le scuole 25 aprile, che allora non si chiamava ancora 25 aprile, perché la scuola era ubicata nel palazzo condominiale di Via Nissa, il primo a sinistra. E lì era, diciamo, concentrata in modo più preciso, più assillante, la presenza della scuola in quanto si sorvegliava. Ovviamente c'erano pattuglie che partivano dal fiume, arrivavano a Nattarella e si faceva il giro praticamente tutta la notte. E conseguentemente cosa? Si segnalava ovviamente se vedevamo qualche persona o auto, se quell'auto passava più di una volta si prendeva il numero, si segnalava. Questo era una cosa, diciamo, normale ma essenziale. Alle Fornaci non avevamo più le fabbriche di mattoni che c'erano precedentemente. E quindi il problema delle fabbriche si era riferito più all'Ilva, alla Bambo, alla Valmontina, alla Servetas. La Servetas che dai giardini di San Michele, dove è stata per anni, era stata spostata poi al prolungamento. Però un'occhiata, diciamolo senza messe misure, un'occhiata concordando con altri gruppi cittadini, perché avevamo anche la necessità di salvaguardare le fabbriche, di pattugliare anche quella zona, in concorso e d'accordo con altri. La cosa che, per quanto concerne Fornaci, in quanto all'epoca segretario della sezione Rebagliati, che alle Fornaci
aveva una forte adesione di iscritti, di simpatizzanti. Però la nostra prima, come dire, non preoccupazione, ma la nostra prima idea era stata quella di coinvolgere altri, la parrocchia in particolare, oltre ovviamente la società, i circoli sportivi, eccetera, eccetera. E devo dire che da quanto ho ancora in mente adesso, se faccio un nome, che era un cattolico fervente, partecipante, attivo, mi riferivo a Polla, dove come parrocchia e come cittadino delle Fornaci ha dato un contributo abbastanza importante. Ho voluto dire questo nome perché adesso beh, è mancato da tanti anni. Per dire che c'era una unità di intenti antifascisti, perché questo bisogna sottolineare, quello che oggi purtroppo da tempo la parola antifascista è diventata un po' una parola ondivaga, per dirla così in modo esplicito. Perché quando si sente dire da tempo che fascismo e antifascismo, i morti sono tutti uguali, e questo a me personalmente mi ha dato sempre, non un fastidio, un rigetto. Io ho detto, lavoravo alla Fiat. Quando c'erano gli attentati di Savona, io o che mi telefonavo in fabbrica a mia moglie, ai compagni, la sessione era sempre aperta praticamente. C'era il padre De Maneschi qua, che era un compagno attivissimo, impegnato. Ci sentivamo, ci vedevamo, eccetera, eccetera. Ma le riunioni erano, diciamo, lo dico tutti i giorni, ma quasi, perché sentivamo il dovere nostro come comunisti, prima di tutto, di dare l'impulso maggiore, perché effettivamente alle Fornaci i comunisti pesavano e contavano. Vabbè, ho detto dalla Fiat, io usufruendo di permessi non retribuiti, se uscivo alle 11 dal lavoro, io uscivo alle 9 per venire alle Fornaci in sessione. Verificare di volta in volta dove dovevamo andare, cosa dovevamo fare, insomma, avevamo questo impegno. Mi ricordo un attentato, oltre, ho detto, la scuola la Guido Bono, l'attentato che poi c'è scappato è morto, mi riferisco all'Alari. In viaggio a Chiero, mi telefona mia moglie e mi dice: guarda che c'è stato un attentato. Esco e vengo e vediamo viaggio a Chiero tutta bloccata, tutto pasticcio che era avvenuto. E quindi dico: uno dei più, voglio dire, non dico di quel piccolo, no, attentati piccoli non ce ne sono stati, erano tutti attentati. Alla centrale a Vado. In viaggio a Chiero c'era tutto bloccato, ovviamente. Lo scenario
Non era granché, era però perché non si poteva amministrare, perché polizia, tutto quanto, solo che dal portone, il portone era poco prima del vecchio ponte della ferrovia, e c'erano tutti i detriti che in qualche modo, i vetri di alcuni appartamenti, perché lo spostamento d'aria, eccetera, eccetera. Però come scenario in se stesso era abbastanza contenuto. Un altro attentato che ricordo era quello avvenuto, fatto al traliccio della Madonna degli Angeli, quindi in un bosco. Lo ricordo bene perché in quel giorno, quella cosa, io ero a Torino, a una riunione dell'FLM, e ci telefonano, e ci eravamo io e un altro compagno del consiglio di fabbrica. Siamo venuti subito in giù. Adesso lì non era successo granché, però il traliccio, quando sono andato a vederlo, che ormai il fatto era già avvenuto, no? Quindi tutto quanto il traliccio leggermente piegato, hanno dovuto poi rifare la base e tutto quanto. Ecco, questi sono i due episodi che ho più, come dire, di mente. Il perché ancora oggi non si sono no scoperti esecutori, mandanti, eccetera, eccetera. All'epoca si era parlato che poteva essere stato organizzato da quell'organizzazione veneta Ordine Nero, ma è che poi ci sia stato tutto il tentativo di mettere sotto la cenere, mettere sotto tutto quanto, tenuto conto che a Savona c'era il prefetto Rinciotta. Non possiamo dimenticarlo questo, che per quanto almeno mi riguarda a me, ma riguarda a tutti, si parlava che fosse implicato anche il figlio, si parlava all'epoca, però che comunque è stato messo subito a tacere, subito. Questo non ha permesso poi di sviluppare le indagini che dovevano essere fatte in modo doveroso, eccetera, eccetera. Cosa è rimasto? È rimasto che per qualche anno è continuata la tensione nostra, appunto, di cerchiamo, stiamo attenti che non succeda più quello, tenuto conto che Savona era stata vista come un tentativo di verificare quale risposta la città era in grado di dare e la data, ma come elemento di riferimento nazionale, perché abbiamo sempre, io ho sempre presente quello che si leggeva, che si diceva, e che all'epoca era in atto, sotterraneo finché si vuole, ma un tentativo di allargare a livello nazionale quello che stava accadendo, che è accaduto. Questo è stato, però a Savona è stata per anni un elemento di attenzione che non ci fossero più questi rigurgiti. Oggi purtroppo queste cose sono state vanificate nel tempo. Io non credo che siano tanto i tempi, quanto alle cose, le divisioni che ci sono state in tutti i modi, in tutti i settori. E questo oggi ci troviamo,
che Savona speriamo all'anno prossimo che ci sia, come dire, una ripresa, che il comune ritorni quantomeno a quella parte, diciamolo, centro-sinistra. Io dico di sinistra perché no, non posso dimenticare alla mia provenienza. Dico, io non ci riesco, non faccio tentativi.